Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino in questa pasquetta post enorme grigliatone che ci siamo sparati abbiamo deciso di farvi gli auguri innanzitutto, auguri, ma soprattutto di portare un piccolo contenuto in un certo senso inedito per il mio canale. Parliamo sempre di Casabonelli, parliamo di quell'eroe che tremano un po' le manine a metterci becco, ma ho deciso di provare a farlo. Complice il fatto che ho recuperato nel tempo, quando uscivano le edicole, questa meravigliosa collezione. Sono 5 bei volumazzi che raccontano un po' gli incontri tra Tex e Mefisto. Qua c'è il nostro Tex e qua c'è il nostro Mefisto. E qua c'è l'immagine di disegno che compongono. So che la Bonelli sta preparando qualcosa di simile da portare in fumetteria e da portare in libreria, quindi mi sono detto perché non cogliere come il castratore di canguri la palla al balzo e portarvi in allegria, non questo, o meglio non subito, magari questo me lo devo rileggere un attimo prima di poterne parlare, ma portarvi come da titolo il nostro Tex mensile. Ebbene sì, dopo 738 numeri ho deciso di provare anch'io a parlarvi un po' di questo Tex mensile. Tex è qualcosa che fa tremare i polsi ai più, me compreso. Però intanto proviamo e iniziamo. Complice il ritorno di Mefisto. Mefisto che, come chi mi conosce sa, io non amo particolarmente. Ora potete tirarmi tutto l'hate che volete, ma entriamo. Allora, è uscito il 7 aprile 2022. Costa 4,40€, 114 pagine, come tutti i Tex, in bianco e nero. Il solito, diciamo, Tex Wheeler che ci accompagna da qualche annetto, oserei dire. Si chiama Il manicomio del dottor Wayland. Salta subito all'occhio e qui prima tirata d'orecchie il bollino M. Mefisto, che secondo me non è bello, ecco, diciamo che non è per nulla bello, anzi è quasi, tra virgolette, stupidotto sto bollino, proprio perché Mefisto, come avete visto, è già comparso più e più volte, non ha mai avuto necessità di avere la M, di avere qualcosa del genere. Quindi avrei mantenuto tradizione di non mettere una ceppa di nulla su sta roba. Però che vi devo dire, la Bonelli ha deciso di fare così, facciamocelo andare bene. Io non sono un amante dei bollini in copertina. Soprattutto quando la copertina è di un tale Claudio Villa, ragazzi. E guardate che copertina. Tex, in una maniera quasi inedita, perché lo vedete, è in uno studio, non è in mezzo al deserto, a cavallo, in mezzo alle strade di città a inseguire banditi, no, è in uno studio. Uno studio anche altolocato, vedete, ci sono questi piccoli dettagli che vi fanno capire che non è lo studio di un malvivente, ma è uno studio un po' altolocato, chissà chi potrà mai essere, forse il dottor Wayland. E poi c'è questo, il motivo per cui a me, onestamente, Mefisto non fa impazzire. Cioè, a livello di copertina è molto bella, è molto agghiacciante, però io non sono un amante dell'eccesso di fantasia nel western texiano. Cioè, diciamo che questo genere di cose le apprezzo in Zagor, dove le trovo più a suo agio. Tex mi piace che sia western duro e puro. Però, in copertina rende abbastanza il momento di timore. Poi, per chi conosce già il personaggio di Mefisto, insomma, questi occhietti dicono tanto, ma davvero tanto tanto. Insomma, è una copertina che a tutti gli effetti non mi dispiace. Tra l'altro, c'è anche il piccolissimo dettaglio della sfera con il pipistrello, quindi da quell'aggiunta un po', diciamo, come posso dire, un po' magica alla copertina, oltre allo specchio. Quindi ci sono i tratti salienti di ciò che è stato e di ciò che è tutt'oggi il buon vecchio Mefisto. Quindi alla grande, davvero alla grande. Entriamo, troviamo la pubblicità del cartonato di Tex Wheeler che riunisce la banda di Coffin, quindi questo è un pezzo molto importante per tutti coloro che leggono il nostro Ranger. Frontespizio ormai da definire mitico, lo conoscono anche le pietre. Poi abbiamo Graziano Frediani che ci porta a conoscere un po' meglio Mefisto. Qui abbiamo un po' di curiosità, un po' di chiacchierate su Mefisto e poi quello che vi dicevo prima, l'annuncio qua in fondo, che uscirà l'uscita del primo dei volumi brossurati che Sergio Mone Editore distribuisce in librerie e fumetterie e dove vengono rappresentate in ordine cronologico tutte le apparizioni di Mefisto e Yama. Yama è il figlio di Mefisto, Blackie. Cominciando ovviamente dal debutto risalente al 1949, cioè 73 anni dopo Mefisto è ancora qui. Io questa storia vi dicevo che ce l'ho qui nel primo volume della Mondadori, quindi non penso recupererò quelli, ma magari vi parlo di questi qui, tanto l'importante è la storia. Di storia non diciamo niente, abbiamo poi la prossima uscita con il bollino che qua invece non stona, cioè qua non mi è dispiaciuto vedere sto bollino, dà un po' l'idea, magari toglierlo dalle copertine e metterlo così sarebbe stato migliore.
E in coda a tutti, ne dicono dal 6 aprile, il nuovo Maxi, che non ho ancora preso e onestamente non so se prenderò per via dell'eccesso di spesa di questo mese, ma magari lo recupero più avanti, nel caso. Comunque, eccolo qui. Pacchettone in esterna completo. E ora andiamo a parlare dell'interno, che è la cosa più cicciosa. Per questo albo, quattro mani e disegni, Raul e Gianluca Cestaro, che si prendono una piccola pausa dal nostro indagatore dell'incubo, per quanto le loro copertine sono regolarmente programmate, ma fanno una piccola pausetta per spostarsi nel nostro magico mondo di Tex. Un Tex che prende connotati, tra virgolette, di Landoghiani, se volete, perché non ci saranno i grandi canyon, le grandi sparatorie, i villaggi indiani, gli agguati dietro ai cactus, no, non ci sarà nulla di tutto questo. Saremo a San Francisco, sarà un'ambientazione metropolitana, con i nostri parts che saranno costretti ad agire all'interno di questi canyon metropolitani, a utilizzare questi passaggi sotterranei come le fogne per catturare un pericoloso macellaio, un pluriomicida. Quindi i Cestaro lavoreranno praticamente in questa ambientazione particolare, così come è particolare il manicomio, il Black Mountain Lunatic Asylum, un posto da incubo, e loro riusciranno proprio a dare questo senso di incubo, di angoscia. È molto di Landoghiana, se mi passate, l'atmosfera che si respira all'interno di queste tavole. C'è davvero tanta angoscia, ovviamente essendoci di mezzo Mefisto e Yama, anche se Yama lo vedremo in un'altra versione, meno, diciamo, interattiva, ecco, mettetela così. Comunque vedrete Mefisto lavorare in un certo modo, vedrete determinati personaggi comparire e avrete anche una piccola panoramica storica su quello che erano all'epoca i concetti di medicina per la psiche, ecco, mettiamola così, disegnati molto bene. C'è proprio questo senso di angoscia, di paura, di sacro, come posso dire, fastidio quasi nel pensare a un manicomio ottocentesco. C'è del gotico forte in queste tavole, ovviamente bilanciato a quello che è Tex. Non pensate al Dylan più esagerato, cioè non pensate al manicomio di Harlech, ok? Pensate a un qualcosa commisurato a ciò che è Tex. Però davvero c'è tanto gotico in queste tavole e mi è piaciuto davvero. Abbiamo i personaggi principali perfettamente riconoscibili, abbiamo San Francisco, abbiamo Tom Devlin, insomma abbiamo le classiche carte che il fan texiano che si trova a San Francisco, anzi come direbbe il buon Carson, nella cara vecchia Frisco, assolutamente si aspetta di trovare. Quindi io sono stra contento di vedere questi disegni, quindi perfettamente a loro agio Cestaro. Meno western, più gotico western, quindi davvero belle belle belle. Colgo l'occasione per ricordarvi che questo mercoledì alle 9:30 di sera sul canale di Pop Culture Live i due Cestaros saranno live con me, con Francesco e con Luigi sulla pagina di Pop Culture Live, quindi vi lascio magari le info o se cercate un attimo sul mio canale trovate la piccola preview che ho fatto. Quindi mi raccomando, se volete partecipare in diretta buttatevi anche voi in questa live e sarà una ficata fotonica. E ora entriamo invece nella storia. Ragazzi, la storia è Mauro Boselli. Che vi devo dire più di quanto non vi abbia già detto su Tex Wheeler? Tanto, davvero tanto. Tex che si trova a muoversi in un ambiente che sì, non gli fa difetto, ma non se lo sente cucito totalmente addosso, ovvero l'ambiente cittadino. Carson tantomeno, anche se adora le comodità come un bel bagno caldo e la sua bella bisteccazza coperta di patatine. Però abbiamo dei però. Partiamo con un intro molto particolare di cui non vi svelo nulla, ma che effettivamente è inquietante. La ricomparsa di Yama e soprattutto di Mefisto. Mefisto comparirà in doppia versione, sia come Mefisto, anche se il suo nome uscirà sì e no tra le righe, ma soprattutto come dottor Wayland, direttore del Black Mountain Lunatic Asylum, che ragazzi è un manicomio particolare, quasi una fortezza, a San Francisco, appena fuori. Quindi essendo a San Francisco avremo Tom Devlin e compagnia briscola. Tex e Carson si troveranno a collaborare con la giustizia per mettere
diciamo in manicomio per riuscire, o meglio, per mettere sotto chiave un pericoloso bandito, un pericoloso pluriomicida chiamato il macellaio. Riusciranno a catturarlo in una versione un po' inedita, sarà divertente questa caccia, e purtroppo però, invece di opinabile scelta dal mio punto di vista, ma ci sta per l'epoca, non riusciranno ad appenderlo per il collo sul balletto della corda saponata, sulla bella forca come piace un po' a tutti loro, ma sarà invece, complice varie cose, interdetto all'interno di questo manicomio. E qui cominciano i sospetti, perché poi questo manicomio avrà delle piccole, diciamo, particolarità, usciranno dei ricoveri strani, uscirà un particolare punto in cui troveremo questo dottor Crane, che è neoassunto nel manicomio, e capiamo che manco lui c'ha proprio la fedina penale così intonsa e non è così, diciamo, anima candida, e troveremo l'infermiera Ruth, la capo infermiera Ruth, anche questo è un personaggio molto interessante. Questa accrocchio riuscirà a sospettire ancora di più il nostro Ranger, soprattutto in virtù di una faccenda che coinvolgerà un ex paziente del manicomio. E qui, ragazzi, parte il tutto di più. Ecco, è una storia che fa un po' da introduzione, che ci mette i puntini sulle i, ci fa capire a noi lettori che abbiamo a che fare con Mephisto, che Dottor Wayland è Mephisto, ma non lo fa capire a Tex e ai Pars, non lo sapranno, loro manco lo vedranno questo dottore, o almeno se non in foto, ma sarà una cosa particolare. E questa cosa aumenta di più il coinvolgimento. Ok, come ho detto all'inizio, io non sono un grandissimo fan di Mephisto, o meglio, di questo Mephisto. Il Mephisto presentato su Tex Willer, il primo Mephisto, quindi l'illusionista bravo, ma che fa il doppio giochista spia, mi piace. Quando si comincia a entrare troppo nei demoni, negli inferni degli angeli neri, eccetera, mi piace un po' meno, perché sono tematiche che vedo meglio cucite su Zagor, perdonatemi, ma se io penso a Tex, penso al West, e il West tutt'al più qualche leggenda indiana, ma finisce lì, non... questo mi stride un po'. La bontà della storia è proprio l'atmosfera gotica, queste cose che vi ho appena detto, magiche, compaiono ma... restano lì un po' tra il losco e il fosco, passatemi il gioco di parole. Quindi, se rimane sotto questo punto di vista, mi piace, perché diventa una gotico western interessante. Se, tra virgolette, si esagera un po', potrebbe non rientrare più nel mio gusto personale. Però, al momento, posso dirvi che è una bella storia di Tex, in cui Tex si muove come Tex e si trova in parte un pochino fregato da quello che succede. Avete un po' quel retrogusto di stanno fregando Tex, anche se in senso molto lato. Carson è sempre e da sempre il mio personaggio favorito e qui non si smentisce assolutamente. Abbiamo anche Tiger Jack che tira fuori quella sua parte indiana, che più indiana non si può, a livello non tanto di movimento in città ma di percezione, quindi mi piace molto questa cosa. Insomma, i presupposti per una bella storia, molto lunga, perché se non ho capito male da quando ce ne parlò Boselli in live dovrebbe essere 6 mesi, quindi sarà molto lunga, ci sono tutti i presupposti, ripeto, per avere una bella storia di Tex. Dopo 738 numeri, il buon Tex è ancora qui a sorprenderci. Ok, facciamo patti con un po' di fantasia spinta in questo polveroso western e vediamo dove si va. Sicuramente, ripeto, l'angoscia, il tratteggiare le cure, il tratteggiare il manicomio sono molto reali ed è una cosa che aumenta l'immersione nel volume. Perciò diamo fiducia al grande Mauro Boselli, quindi vai boss, e vediamo dove andiamo a parlare con questa storia. Per il momento rimaniamo alla grande a bordo e vediamo che cosa succederà, quale sarà il diabolico piano di Mephisto. Perché non ho nominato Yama? Perché Yama fa una parte un po' particolare, vedremo se poi tornerà in un certo modo, non voglio farvi troppi spoiler. Sapete che Yama in parte fa parte, passatemi il gioco di parole, del motore che muoverà Mephisto. Quindi davvero, ragazzi, c'è di che mettere carne sul fuoco. Quindi ragazzi, davvero, alla grandissima. Dateci una letta, vedete anche voi come vi sembra. Tex, al di là degli anni che ha sulle spalle, è ancora una lettura molto agile e molto fresca. Quindi alla grande. Mi raccomando, Tex numero 738 è uscito già da un po', ma avete margine per poterlo trovare in tutte le edicole, in tutti i posti in cui vendono fumetti, trovate sicuramente una copia di questo volume. Quindi mi raccomando, non avete scuse, eh? E ancora buona Pasqua, anche se è passata ieri.